Il messaggio da ricavare, parto da questo, è un messaggio che non fuoriesce da quegli insegnamenti didascalici. Piero ci ha voluto insegnare che il bagaglio culturale che ha acquisito al liceo, che avrà acquisito attraverso le sue letture, poi non è immediatamente riversato in un'arte come quella cinematografica, che rifugge poi da ogni insegnamento didascalico, da ogni significato che in maniera appesantita si vuole dare all'immagine. L'arte, la poesia è qualcosa che non ha da insegnare o da dare dei messaggi. L'arte è arte, qualcosa di ineffabile, di inesprimibile. Attraverso le luci, attraverso le immagini, attraverso i volti e le espressioni, le scenografie, si esprime un mondo interiore che non può essere altrimenti espresso. Il significato dell'incontro qui con i ragazzi del liceo quindi ha voluto dare ai ragazzi l'opportunità di capire che devono andare poi al di là di quello che hanno studiato, devono fare una sintesi personale di questi contenuti, devono trovare i mille modi attraverso i quali possono esprimere i loro talenti e le loro capacità, perché tutti i ragazzi possiedono questi talenti e queste capacità, ognuno ha un modo diverso di esprimerli. Quindi auguriamo anche ai nostri studenti che possano arrivare alla loro piena realizzazione umana e professionale, non necessariamente con il successo, ma attraverso la piena espressione di quello che loro sono, con autenticità, senza ipocrisie, essendo sempre loro stessi. In quanto appunto ex studente di questo liceo, la prima cosa che hai pensato appena sei arrivato, non so, un aneddoto che ti è tornato in mente quando hai varcato la soglia? Allora, se pensavo, ho detto quanto l'hanno fatto bello, cioè era veramente molto 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 più fatiscente quando lo frequentavo io. E no, mi sono ricordato che là era la mia classe del ginnasio, e quindi subito sono venuti alla mente migliaia di immagini sovrapposte, di interrogazioni, momenti di... Ecco, sì, ti ripeto, forse quello che ho detto prima è la cosa che mi sintetizza, la spensieratezza, il fatto di... Almeno l'ho vissuto con un periodo bellissimo in cui non avevo nessuna ansia, nessun... preoccupazione, solo il compito in classe. Tutto ciò che era matematica ero pessimo, però diciamo li temevo tutti perché non ero un bravissimo studente. Viaggiavo sul 6,5 politico, dato alla simpatia più che altro. Ieri, in occasione del Galà Pro Telethon che si è tenuto al Teatro Metropolitan di Catania, ti è stato consegnato il premio Costanza e Dedizione per il tuo impegno nella tua professione. Come si ci sente ad essere considerato un modello di eccellenza nel campo cinematografico? Beh, ieri sono lì innanzitutto perché era una manifestazione organizzata anche da Telethon. Io per molti anni ero uno dei registi della maratona di Telethon, quindi ho lavorato per tanto tempo con loro, conosco molto bene Telethon, ne conosco la serietà e quindi mi interessava esserci soprattutto per questo. Rispetto a essere un modello, io non mi sento tale. Nel momento in cui, come oggi, mi rendo conto che la mia esperienza in qualche modo può essere di riferimento o uno dei riferimenti che qualcuno possa poi, no, mettersi, un po' devo dire che sto anche invecchiando forse, mi responsabilizzo, inizio ad avere le mie prime sensazioni di bisogno di responsabilizzarmi, nel senso che quando vedo, come prima quel ragazzo mi ha posto quella domanda sulla psicanalisi, eccetera, mi sono sentito quasi in dovere di rispondere e di dire almeno la mia con precisione. Ho visto un grandissimo entusiasmo oggi che è lo stesso entusiasmo che ho visto quando ho incontrato i ragazzi a Venezia che mi hanno consegnato un premio che si chiama Leoncino d'Oro, che è il premio che diciamo, i licei italiani, la G-Scuola dà al film secondo loro migliore. E mi ricordo che incontrare i ragazzi al liceo mi ha emozionato moltissimo perché ho visto un entusiasmo che di fronte a altre generazioni non ho trovato, e non dico che il film non sia piaciuto ad altre, però l'entusiasmo, il fatto di manifestare le proprie emozioni, di palesarle, è molto bello, perché solitamente invece quando vai
a incontrare il pubblico anche più adulto, più strutturato, quelle emozioni che forse anche il film ha dato sono sempre più paludate. Esattamente, sì, sì. Più paludate, bello come termine. E quindi invece arrivare a incontrare i ragazzi è sempre bello, perché c'è quella essere sì, sì, espansivi nel bene e nel male, perché alcune volte fanno anche delle critiche feroci che invece gli adulti non fanno. Ecco, è bello, sì. Il film non è più nelle sale in Italia, il bilancio siamo tutti molto felici perché è stato venduto adesso in 15 paesi, probabilmente adesso lo prenderanno in altri paesi, quindi siamo, adesso sono io in giro in promozione a presentare il film nei paesi in cui sta uscendo, quindi il bilancio è molto bello, devo dire, per me è un'emozione enorme sapere che questo film il prossimo anno andrà un po' dappertutto. Adesso ero, per esempio, ero in Corea, mi è emozionato molto camminare in un paese che si chiama Busan e vedere per strada i manifesti del film. E quindi il bilancio è sicuramente molto, molto buono. No, sono contento, adesso non vedo l'ora di andare a vedere come lo recepiranno in questi altri paesi in cui viene distribuito. Nel momento in cui il film viene visto, in quelle 2 ore, è giusto che ci sia silenzio attorno allo spettatore, silenzio sia fisico, ma possibilmente anche il silenzio di tutti quelli che sono i preconcetti, i pregiudizi. Più uno se ne libera davanti a un film, più il film secondo me arriva forte. Poi successivamente alla proiezione poter parlare con chi il film l'ha fatto, con chi il film l'ha pensato, può essere sempre una bellissima occasione, sia per il pubblico ma anche per il regista. Io egoisticamente sfrutto molto in realtà questi incontri, perché capisco anche cosa è arrivato e quindi posso anche ricalibrare se qualcosa che volevo far arrivare al pubblico capisco che non ne sia arrivato con precisione, posso anche, è anche un test per me e io trovo che sia importante farlo. E poi devo dire che insomma, lo spettatore deve prendere sempre con le pinze ciò che dice un regista del proprio film, nel senso che è come un processo di intenzioni. Io volevo fare questo, ma come dicevo prima, ragazzi, il film è anche il frutto di tante scelte istintive che nel momento in cui un regista o comunque un artista le fa onestamente, cioè quando dico onestamente vuol dire in contatto con le proprie emozioni, è anche giusto che poi significano anche altre cose rispetto a quelle che per me significano.